Si è ripetuta lunedì 14 agosto ad Atri il tradizionale suggestivo rito dell'apertura della Porta Santa della Basilica Cattedrale. L'apertura è stata anticipata dalla sfilata del corteo storico per le vie della città ducale. Circa 15 le città che hanno sfilato con i loro gonfaloni, tra cui la provincia di Teramo, la Protezione Civile, la città ungherese gemellata con Atri, Berek Furdo. Ad accogliere l'arrivo del corteo, il vescovo di Atri Teramo, Monsignor Michele Seccia, che ha effettuato con il battocchio i rintocchi di rito con cui ha dato il via all'apertura della Porta Santa. Molte emozione e soddisfazione da parte del sindaco Gabriele Astolfi. Una gran bella manifestazione che unisce lo spettacolo degli sbandieratori e quindi del corteo storico con le istituzioni, con chiaramente la questione più importante che è l'apertura della Porta Santa. Come ben sapete, Atri è dopo Roma, insieme a Roma e l'Aquila, una delle porte sante più antiche d'Italia, con bolla celestiniana di Celestino V. Oggi si rinnova la tradizione nonostante, insomma, la nostra cattedrale sia stata leggermente colpita dal terremoto, ma comunque siamo riusciti, grazie anche alla curia vescovile, al vescovo e a tutti i parroci di Atri, a continuare in questa tradizione importantissima sia sotto l'aspetto religioso ma anche sotto l'aspetto turistico. Il tempo poi ci assiste quest'anno, per cui ancora meglio, credo che ci sarà tantissima gente. Una città importante di cultura. Sì, bravissimo anche l'assessore Domenico Felicione, il mio assessore alla cultura, che è riuscito ad organizzare, nonostante, insomma, i tempi non siano dei migliori, una grande estate atriana e non solo.